C'è qualcosa che manca, vero? Eh sì, mi mancano 25 centimetri di capelli. Allora, per chi mi segue su Instagram, probabilmente lo sapete già, ho tagliato i capelli di tantissimo, perché solitamente negli scorsi video non si vedeva neanche dove arrivasse la lunghezza. Quindi sì, ho tagliato i capelli, questo non è un video sui miei capelli, state tranquilli. Ho tagliato i capelli e i capelli verranno donati, ovviamente, quindi sono di 25 centimetri in meno, mi sento molto leggera e credo di aver perso almeno 2 kg, assolutamente. Niente, oggi siamo qua per fare questo video, sempre a tema di voi, scusatemi, prendo sempre il telefono con i miei appunti molto professionali. Prima di tutto ci tengo a ringraziarvi per l'ultimo video, quello che si chiama no, Perché non sono vegana, e ve lo lascerò linkato se vi interessa andare a vederlo. Mi fa piacere perché ho visto che comunque avete guardato tutto il video, non vi siete fermati al titolo, non vi siete fermati ai primi 5 minuti dove parlavo di tutt'altro, quindi mi fa stra piacere. Mi fa piacere perché comunque ha avuto un impatto positivo, diciamo, la gente ha capito ciò che volevo dire. Quindi niente, sono molto felice per come è stato ricevuto e ovviamente io ringrazio sempre tutti del supporto che mi date. Mi fa piacere, era solo un video per aprire una discussione, mi fa piacere che nessuno l'ha preso come una polemica, perché appunto non era una polemica, però non si sa mai su internet cosa succede. Quindi niente, ci tenevo a ringraziarvi per questo. Oddio, è stranissimo non avere capelli. E niente, quindi oggi siamo qua per fare un altro video. E voglio fare un video che come avete visto dal titolo, si chiama Cose che non avrei mai pensato di fare nella mia vita. Ovviamente inerente al Zero Waste, perché ci sono un botto di cose che non avrei mai pensato di fare nella mia vita. Però questo è sempre inerente al Zero Waste. Faccio questo video sia per farvi capire i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, sia per cercare di consolarvi se per caso siete in un periodo in cui pensate di non riuscire a fare una certa cosa riguardo il zero waste, ma come ho già ripetuto sempre in tutti gli altri video, non dovete sforzarvi di fare cose che purtroppo, perché tutti abbiamo dei limiti, quindi se avete dei limiti nella nostra vita non pensate che sia un difetto avere dei limiti, siamo sempre umani, siamo sempre là. Quindi il voler fare una cosa non significa che dobbiamo farla per forza subito, può essere benissimo un processo molto lento, come anche parlavo anche del veganesimo l'altra volta, però io voglio parlarvi di alcune cose che appunto che mi sono trovata a parlarne male e poi sono arrivata effettivamente a fare questi cambi. Quindi, primissima cosa, vabbè, ritornerò sull'argomento dell'ultimo video, ovvero è diventare vegetariana. Onestamente non avrei mai, mai e poi mai pensato che sarei diventata vegetariana un giorno. Vi spiegherò anche i motivi per cui, non perché pensassi di non riuscire a vivere senza carne, non è questo, semplicemente io sono cresciuta in fattoria. Per me era normale vedere, cioè non che era normale, però essendo cresciuta in fattoria con i miei nonni che comunque avevano sempre animali, che comunque il cibo che veniva portato sul tavolo era principalmente gli animali da fattoria, dalle uova, dal formaggio, dal latte, dalla carne, era tutta roba della fattoria, quindi niente di comprato. Quindi giustamente avevo un po' questa mentalità che cioè cresciamo comunque un po' tutti con questa mentalità che gli animali siano fatti per ma essere mangiati. Proprio, però non apro la polemica su questo, come ho già detto. Quindi diciamo che non avrei mai pensato di diventare vegetariana proprio perché ho detto vabbè, dai. Ovviamente tutto questo partiva dal fatto che siamo tutti abituati a cioè siamo tutti cresciuti pensando, siamo tutti cresciuti mangiando la carne, tutto era normale che il cagnolino e il gattino fossero trattati come animali supremi e invece il porcellino e l'agnellino invece animali da merda che vanno mangiati. Ecco, cioè, non è colpa di nessuno, viviamo in una società del genere, siamo cresciuti così, quindi giustamente quando cresciamo e ci informiamo sulle cose possiamo cambiare benissimo idea. L'unica cosa che non ho mai mangiato nella mia vita è stata la carne di agnello, proprio perché l'agnello e la capretta sono due cose uguali. Perché mi vengono sempre il dubbio, perché l'agnello è quello della pecora, invece la capretta come si chiama? Capretta si chiama, vabbè, non ho mai mangiato né l'agnello né la capretta, ecco, cioè mettiamola così, perché le caprette, mia nonna aveva una capra che giustamente aveva un agnellino, due agnellini, no, due caprette, chiamiamole caprette perché non sono sicura dei termini, scusatemi. Aveva due caprette o un capretto al giorno, oddio, all'anno. Quindi giustamente questi capretti crescevano fino a un tot e poi venivano serviti a Pasqua. Ok. E io non ce la
facevo a mangiarli proprio perché crescevo e ci giocavo insieme, ok? Erano proprio i miei animaletti preferiti, quindi ci giocavo sempre. Quindi questa è stata l'unica carne, io non l'ho mai mangiata, non so neanche che sapore abbia, ve lo dico subito, non l'ho mai mangiata proprio per questo mio blocco. Cosa che invece non succedeva con gli altri animali, perché purtroppo non sto qua a fare un discorso di mentalità, di cose, ci siamo capiti, ecco. Quindi nella mia vita non avrei mai pensato di diventare vegetariana, perché era una cosa normale per me essere vissuta in campagna, aver visto che comunque gli animali, ecco, quello si faceva. Quindi, quando sono diventata vegetariana, e l'avevo detto anche ai miei genitori, è stato divertente perché mia madre mi ha detto ma sai, questa tua scelta non mi sorprende per niente, perché sei sempre stata un po' sensibile verso gli animali, eri sempre lei che ti prendevi cura dei pulcini, fin da piccola, queste cose me lo ricordo, però tipo mi diceva sempre che giocavo con i pulcini, le carezzavo prima di metterle a dormire, giocavo con le papperelle, tutte queste cose qua. Quindi anche per questo che i miei genitori in realtà non mi hanno mai costretto a mangiare la carne quando non la volevo, perché non mi è mai piaciuta, quindi non la volevo. E quindi sì, diciamo che quando sono diventata vegetariana, giustamente sono diventata vegetariana sia perché comunque essendo entrata nel Zero Waste mi sono informata anche sulle industrie e tutto quanto, però giustamente comunque non volevo, cioè sono diventata anche vegetariana anche per gli animali, non solo per una questione etica o di ambiente o di inquinamento, tutto quanto, era proprio per evitare di fare male a qualsiasi essere vivente. Quindi io adesso mi sento in colpa pure se uccido una zanzara, ve lo dico subito a metà piagne. Passiamo alla seconda cosa. La seconda cosa è la coppetta. Io non vi dico neanche quanta merda io avevo detto alla coppetta mestruale. Ero sempre tipo, io che schifo, che merda, oh no mio Dio, ma state scherzando, ma non ci penso nemmeno a usare questa cosa, ma, cioè, ma va su, cioè devo metterla su, no, vi giuro, io questi discorsi li facevo sempre, adesso questi discorsi li vedo sempre fatti dagli altri, e non avrei seriamente mai pensato che avrei usato la coppetta nella mia vita. Però è arrivato un giorno in cui ho visto i miei assorbenti finire, ho provato anche gli assorbenti biodegradabili, che comunque purtroppo finivano nella spazzatura perché non erano compostabili, erano solo biodegradabili. Costavano un fottio di soldi, perché giustamente sono fatti in cotone biologico, sono fatti con materiali migliori e tutto quanto, però comunque c'era comunque il pacchettino di plastica sopra, avevano comunque la colla, tipo la piccola cosa di colla, che comunque è anche quella, non è che sia proprio top del top. Quindi ho detto ok, facciamoci coraggio e prendiamo questa coppetta. Perché io avevo il blocco mentale della coppetta, non tanto perché mi schifava la cosa del sangue, perché tanta gente dice io sono schifata perché devo tirare fuori questa coppetta piena di sangue, questa cosa non mi fa né caldo né freddo, il mio problema era proprio la grandezza, io avevo paura che non entrasse, cioè ve lo dico, quindi avevo un po' quest'ansia, però tutti, ovviamente ci sono tante mie amiche che la usano da anni, mi hanno spiegato guarda che la piegi, picchi su, tutto bene, tutto a posto, la tieni su tutto il giorno, ovviamente avevo anche l'ansia di oddio, non è che tipo a un certo punto mi casca o non è che tipo ho perdite e tutto quanto, però alla fine cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare ciò che faccio sempre quando voglio giudicare una cosa, ovvero provarla, ecco. Quindi mi sono comprata la coppetta l'anno scorso a febbraio, mi ricordo era il periodo di febbraio, perché una sera ho avuto una conversazione con una mia amica che lei la usa da anni, insomma, ha detto dai te prego provala tu, soprattutto che sei molto nel zero waste, cioè questa è proprio la cosa che ti cambierà la vita, credimi, guarda, se non ti trovi bene ti rimborso i soldi della coppetta. Alla fine mi sono trovata da Dio e io non tornerei mai indietro, cioè la coppetta mi ha salvato la vita, io adesso sembra, cioè non ho più le mestruazioni, non mi sembra più di avere le mestruazioni, onestamente, alle volte di retro me la dimentico, quindi ogni tanto mi vedo in mezzo alla notte che oh mio Dio, devo cambiare la coppetta, ecco sì, per farvi capire la comodità di avere le mestruazioni usando la coppetta, giustamente so che non tutti possono usarla, però allo stesso tempo io parlo per quelli che magari hanno questo pregiudizio, non parlo delle persone che magari dicono io non posso usarla per tot motivi, parlo delle persone che magari hanno i pregiudizi come ce li avevo anch'io, ovviamente, quindi se volete provarla, credetemi, la coppetta sarà la svolta della vostra vita, credetemi. Io ho fatto dei video comunque sulle mestruazioni Zero Waste, se vi interessa ve lo lascerò linkato. Un'altra cosa fu rinunciare alla fast fashion. Allora, questo non è stato un passaggio difficile, come vi ho già parlato negli altri video, ho detto che per me è stato comunque un passaggio un po' come la carne, cioè da un giorno all'altro ho detto semplicemente non mi va più di comprare sta roba, giustamente dopo essermi informata, dopo aver capito quali sono effettivamente le cose, quali sono le compagnie alle quali voglio dare i miei soldi. Io ho fatto anche un video proprio
qualche video fa ho fatto un video dove dei brand, dove parlo dei brand che non sostengo più, e parlavo appunto anche là della fast fashion, non parlo sempre della fast fashion, io ora mi starete rotti coglioni probabilmente, però per dire che sì, non è stato un passaggio facile, però non è stato non è stato un passaggio difficile, ma non è stato neanche facile. Perché comunque quando ho iniziato, quando ho detto che basta, non compro più da catene fast fashion, magari in quel periodo, che ne so, mi veniva voglia di avere qualcosa, o vedevo qualcosa su Instagram, vedevo qualcosa là, dicevo oddio, voglio questa cosa, un po' come è capitato con la salopette, quando avevo fatto il video dove facevo gli outfit di Rachel Green di Friends, ho fatto un video su quella cosa, vabbè, random molto, avevo bisogno di una salopette per una sua foto, però la salopette in realtà la volevo anche io da tanto. E giustamente la salopette la trovo ovunque, tutte le catene fast fashion ne hanno una, ma io ho detto no, io non voglio comprare la catena fast fashion, sono andata in giro, vi giuro che le salopette nei negozi vintage ne hanno 70.000 e sono anche di migliore qualità, giustamente essendo vintage è vero jeans, ecco. Quindi questo era un esempio stupido per farvi capire che alle volte vogliamo qualcosa, pensiamo di non trovarla mai, quindi ci buttiamo subito sulle catene fast fashion perché è la scelta anche ovvia, la scelta anche facile perché i negozi sono là. Ovviamente non è stato facile per altre, cioè non tanto per i vestiti quanto magari per altre cose tipo scarpe, o anche borse, perché a un certo punto ho avuto bisogno di uno zaino grande che fosse capiente, che entrasse tipo tutta la mia vita dentro, e mi era molto difficile puntare su, cioè molto difficile trovare effettivamente qualcosa di buono, di etico, che non usasse alcun prodotto animale e tutto quanto. Alla fine, per carità, facendo le ricerche trovi di tutto, ovviamente io sempre preferisco comprare nei negozi piuttosto che comprare online. La mia unica eccezione quando compro online è Depop, perché giustamente lì non è che puoi incontrare sempre la persona che vende, perché io compro da gente che magari è a Toronto, robe simili. Quindi giustamente alle volte compro anche online, però compro comunque usato online, non è che compro cose nuove online. Quindi sì, non è stato facile, alle volte ho dovuto veramente, alle volte entravo in negozio e dicevo, però quella cosa è bella, però, ma poi ti abitui ad entrare un po' nel mindset, ne hai veramente bisogno, hai ancora a casa 50 paio di pantaloni e su via, dai, sta zitta. Niente, alle volte mi facevo coraggio da sola del dire, non hai bisogno di quella roba, non hai bisogno, zitta, muta. Quindi sì, però è stato un passaggio, non dico che ho comunque comprato robe mentre parlavo male della fast fashion, no, io non ho più comprato niente da H&M da quando sono passata al Zero Waste, quindi stiamo parlando di novembre 2018, io non ho più comprato cose da H&M, Zara o qualunque brand fast fashion, quindi puntavo sempre sui negozi dell'usato, se proprio avevo bisogno di qualcosa di urgente, mi arrangiavo col mio guardaroba e stavo muta. Fine. Ma queste sono cose che giustamente dipende sempre da noi stessi, cioè dipende sempre da quanto effettivamente vuoi impegnarti in questa cosa, perché alle volte uno magari dice sì, sono contro il brand fast fashion, ma poi magari cedono. E dico cedono nel senso che magari hanno comunque negozi dell'usato attorno, ma non fa per loro, perché so che tanta gente comunque controlla le cose usate, che devo un attimo capire perché, però sì, so che non è facile, non sto dicendo che sia assolutamente una scelta facile, perché comunque come anche per la carne, come anche per tante cose, siamo abituate, siamo cresciute così, cioè capite che io a 26 anni ho praticamente stravolto la mia vita cambiando un sacco di cose, a cose che ero comunque tanto abituata a fare prima, quindi giustamente dipende un po'. Però vi dico, la fast fashion sì è stata magari difficile, però allo stesso tempo cercavo di farmi coraggio da sola e capire, va bene, non importa, quel vestito a fiori sicuramente lo troverai usato da qualche parte, e bene o male comunque ho sempre trovato cose di cui avevo bisogno anche nei negozi dell'usato, quindi io da più di un anno compro ormai solo usato, vintage, e ho sempre trovato cose iper carine. L'unico problema che ho sono le scarpe. Un'altra cosa è pensare bene prima di comprare. Io non dico che fossi una spendacciona, però compravo un sacco di stronzate, quello sì, vi ho fatto anche il video sulle cose di AliExpress, di Wish, e vi dicevo che appunto compravo tante stronzate su quei siti proprio perché costavano poco, giustamente. Quindi ho fatto tante
tanti sbagli nella mia vita. Ho comprato un sacco di robe, tipo anche su negozi tipo H&M, anche su negozi di fast fashion. Andavo durante i saldi e compravo le cose solo perché costavano poco, non perché effettivamente ne avessi bisogno. Questo giustamente è uno sbaglio che adesso non faccio più. Nonostante io adesso compri solo usato, anche là faccio molta attenzione a ciò che compro, se effettivamente ne ho bisogno. Anche con l'usato ho fatto qualche stronzata. State tranquilli che le stronzate si fanno sempre, sempre, sempre. Quindi adesso sono veramente più entrata nel mindset, non ne ho bisogno, posso arrangiarmi, non ne ho bisogno, quindi penso sempre prima di comprare qualcosa, quando si tratta comunque appunto di comprare cose, materiali, ecco, non spesa, non è che faccio, dico, aspetta, forse del latte non ho proprio bisogno sta settimana, stiamo parlando di cose comunque materiali, non è che proprio ci servono sempre, ecco, quindi alle volte ho fatto anche ordini nel mio armadio, io faccio ordini nel mio armadio ogni giorno, non dico subito, sono una schizzata, e alle volte penso, dico, minchia, però ho tanti maglioni, perché continuo a volere altri maglioni? Perché purtroppo, cioè, abbiamo su Instagram, vediamo la gente con un nuovo maglione, una nuova cosa, sono tipo, ma bellino quello, però non ho il maglione rosso. Poi però mi calmo e dico, mi devo schiaffeggiare da sola, tipo, e dire, non ne hai bisogno, guarda il tuo armadio bellissimo, stupendo, che hai un sacco di bei maglioni che giustamente nell'arco di una settimana non metto tutti quei vestiti, quindi anche quello mi fa un attimo pensare alle volte che metto quasi sempre le stesse cose e ci sono certe cose che non metto quasi mai, dico beh, significa che effettivamente non hai bisogno di un altro maglione se stai mettendo sempre gli stessi 3 maglioni a settimana, ecco. Quindi anche questa è una cosa che onestamente non avrei mai pensato nella mia vita di dire, ah sì, vabbè, ci faccio caso a tutto ciò che compro, però allo stesso tempo anche mia madre mi ha insegnato tipo di comprare cose, poche cose ma buone, però non mi è entrato in testa fin da subito, fin da piccola, quindi sì, adesso però grazie mamma, sì, avevi ragione. Ultima cosa di quale voglio parlare è cucinare di più. Voi di vedete non hai mai pensato di dover cucinare di più, ma oh, complimenti. Allora, io sono comunque sono figlia unica. Fin da quando tipo 12 anni cucino da sola, perché giustamente i miei genitori lavoravano sempre tanto, quindi spesso a pranzo mi trovavo da sola. Però il mio livello di cucina è sempre stato fare la pasta col tonno, cioè questo è stato il mio livello grandissimo di cucina. Mia madre voleva sempre insegnarmi cose, voleva insegnarmi come fare certe cose, io ero sempre là, non mi interessa. quindi praticamente da quando sono diventata vegetariana soprattutto, ma anche da quando sono passata comunque al zero waste, perché ho sempre pensato, oddio, devo cucinare da sola, devo portarmi il pranzo da casa, devo fare questo, devo fare quest'altro, ho iniziato a cucinare molto di più, quindi non a buttarmi su, vabbè, mi compro il pranzo, dai, cosa vuoi che sia, o vabbè, dai, mi faccio un paninetto, o robe così, cerco veramente di cucinare sempre cose varie. Adesso oltretutto sono andata dalla nutrizionista, quindi ho anche una dieta da seguire, quindi devo impegnarmi anche molto di più, però vi giuro, la cucina è sempre stata una cosa che io ho detestato, detesto tuttora, e non sto dicendo che adesso sono innamorata della cucina, no, 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 io odio stare in cucina, odio cucinare, odio fare qualsiasi cosa, a me piaceva fare le cose veloci, tipo pasta, butto un po' di pesto e siamo a posto, però purtroppo la mia dieta non me lo concede, quindi adesso devo essere ancora più, come si dice, strict. Come si traduce street? Vabbè, devo essere ancora più in cucina, ecco, sì. Devo imparare a cucinare meglio, cerco sempre ricette nuove, però sì, diciamo che da quando comunque sono passata al zero waste sono entrata un po' nella mentalità che vuoi non sprecare, vuoi sprecare meno soldi, vuoi avere sempre il tuo cibo nella tua scatolina e tutto quanto, beh, te lo devi cucinare. Quindi diciamo che questa cosa del cucinare è una cosa che ancora mi turba tantissimo, e mia madre mi prende sempre in giro perché dice che quando avrò dei figli gli farò morire di fame. Beh, allora non facciamo figli, facciamo figli. Niente, quindi sì, diciamo che non amo cucinare. Sono una di quelle che guarda sempre le ricette su YouTube e dico, oh mio Dio, ma questa ricetta è pazzesca, meravigliosa, poi mi metto io a farla, sono tipo, no, troppo lavoro. Però sì, purtroppo mi sto impegnando, non compro mai il pranzo fuori quando vado al lavoro, mi capita molto raramente che io dimentichi di portarmi il pranzo al lavoro, e se lo prendo fuori è perché l'ho dimenticato, non perché io non l'abbia cucinato, quindi 5 giorni a settimana giustamente devo arrangiarmi, quindi devo fare il mio pranzo e devo cucinare. Giustamente adesso, essendo anche a dieta, devo mangiare certe cose e tot cose, quindi vabbè.
Però sì, non avrei mai pensato di mettermi seriamente a cercare ricette, a fare cose vegetariane. Ma dove minchia vivevo prima? Vabbè. Niente, chiudo il video qua perché come al solito blatter, sempre, ho, tipo, avevo 5 punti di cui parlare e comunque non ce l'abbiamo fatta. Cioè non ce l'abbiamo fatta a non superare i 10 minuti. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se per caso anche voi avete fatto dei cambiamenti alla vostra vita per quanto riguarda il zero waste, di cose che non avreste mai pensato di fare nella vostra vita. Quindi raccontatemi un po' la vostra esperienza.